io da ieri sera alle 9 che sono fermo qua, ci hanno detto di portare pazienza, in direzione Cesena è proprio bloccata. Niente, aspettiamo, qua abbiamo ristoranti, bar, siamo fortunati in questa zona, ma dei miei colleghi sono stati bloccati sulla strada, capirai che sulla strada non puoi prendere né un caffè, niente. Codice nero sulla E45 chiusa al traffico tra Pieve Santo Stefano e Canili. Il traffico sui tratti transitabile è consentito solo ai veicoli con catene montato con pneumatici da neve. Off limits invece per i mezzi pesanti che attendono così con pazienza la riapertura della grande arteria. Dove devi andare? L'unica è la 1 che è ancora aperta, ma devi arrivare a Rimini e ritirare. Devi arrivare a Bologna e ritirare, se no ti fermi più avanti. Proseguendo verso Pieve Santo Stefano, il paesaggio diventa sempre più bianco, totalmente coperto da una candida coltre di neve. Quanti anni è che non si vedeva una nevicata così a Pieve Santo Stefano? 3 anni. In quanti sono venuti oggi a montare le catene in questa giornata? Guardi, le faccio vedere le mani. Quindi stamattina solo questo si fa. Per fortuna anche questo porta un po' di lavoro, però meglio quando non c'è la neve. Quali sono i disagi? I disagi è per più che altro la circolazione, i mezzi, la gente deve andare a lavorare, infatti sto aiutando parecchi questi che devono andare a lavorare, che non hanno chiuso la scuola. Una tormenta di neve invece si è registrata sulla Marecchiese, che ha reso ridottissima la viabilità. Sempre in Valtiberina, nella notte tra lunedì e martedì, una famiglia è rimasta bloccata dentro la bufera di neve. L'auto su cui stava viaggiando una famiglia di 4 persone è rimasta bloccata a Pratieghi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di San Sepolcro che hanno portato in salvo la famiglia. Nessun ferito, solamente un po' di paura. Disagi di intense nevicate anche in Casentino, la zona maggiormente colpita dall'ondata di maltempo è stata quella di Prato Vecchio Stia. A Badiola, 2 anziani casentinesi sono rimasti bloccati all'interno della propria abitazione. Si sono così rivolti alle forze dell'ordine. È stata la moglie a chiamare i carabinieri perché il marito doveva assumere un farmaco salvavita, ma viste le avverse condizioni meteo non sapeva come spostarsi. A provvedere ci hanno pensato i militari dell'arma e i vigili del fuoco che hanno portato agli anziani i medicinali e anche una piccola scorta alimentare. All'Onnano di Prato Vecchio invece una donna anziana era rimasta isolata con i propri cani, anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco che le hanno consegnato la spesa. Altri problemi si sono verificati anche nelle altre frazioni isolate ed in quota del Casentino. In Valdarno invece disagi per il forte vento. I vigili del fuoco di Montevarchi sono intervenuti martedì mattina attorno alle 6:30 a Montalto di Pergine per rimuovere una grossa pianta abbattuta dal vento e finita sulla carreggiata, che è rimasta così temporaneamente ostruita. Nessuna conseguenza per i veicoli, solo qualche disagio alla viabilità.